Ed eccoci qui, baby, let's fucking go! Nel nuovo arco incredibile delle nostre avventure in questo universo. Andiamo da su! Mamma mia, mi viene da ballare anche a me! Vai, camera, meno forza, andiamoci dentro! Oh yeah! Nuova musichetta di background, incredibile ancora! Oh yeah! Mamma mia, siamo frizzanti come non mai. Però dobbiamo abbassare il volume perché altrimenti non si sente un cazzo. Ecco fatto, abbiamo fatto un taglio incredibile. Abbiamo subito messo incredibile il volume un po' più basso perché altrimenti non si sente un cazzo. Avete visto? Incredibile! Abbiamo una nuova musichetta di background incredibile. Damn! E il link... No, non è vero, non mettiamo mai il link in descrizione. Però mettiamo il titolo incredibile della nostra musichetta pazzesca. No copyright free in the background, in the descrizione. Incredibile. Mamma mia, carichi come non mai. Salutiamo il cameraman, incredibile cameraman di Fibro. Ormai siamo diventati full amici, incredibile, visto che il cameraman si è rilevato non essere un pezzo di merda. Vabbè, per adesso cameraman ti controlliamo sempre, però dai, facciamo che siamo colleghi quasi veramente, per sua maestà. Esatto, e ho un regalino per il cameraman, così iniziamo i nuovi video incredibili. E vi dobbiamo dare delle spiegazioni incredibili subito con una bella cosa. Dai, aspetta, camera, abbiamo un regalino per te, vero Sus? Esatto. Aspetta, adesso prendiamo il regalino, eh? Ora puoi aprire gli occhi, camera, guarda che regalino. Li hai riconosciuti? No, non sono 50 centesimi. Cecato, sono 2 euro, sei contento, camera? Ecco, questa è la tua paga per tutto il lavoro che hai fatto fino a mo', vero Sus? Mamma mia, siamo stati anche abbastanza economici, insieme a te. Diciamo buoni, ecco, visto che ancora non è che guadagniamo tanti soldi da YouTube. Cioè, in realtà non guadagniamo un cazzo ancora. Però ecco 2 euro, va bene, camera. Ecco, sei contento, camera? Che mi fai, bro? Tieni, ecco, te li metto proprio qua. Ecco, sei contento? Oh, ti vedo proprio felice, ecco fatto. Allora, ora possiamo iniziare il video. Ah, cazzo, mi sono dimenticato una cosa, vero Sus? Ah, è vero, oggi è mercoledì. Sai cosa vuol dire camera mercoledì? Lo sai? Semplice. Il mercoledì i cameraman offrono il caffè a tutto il gruppo. Incredibile. Sei contento, cameraman? Quindi, offri il caffè, vero? Ok, perfetto. Cosa? No, non ci siamo mica ripresi i soldi. Scusa, camera, che capisci? Ci paghiamo il caffè incredibile per te, per me, per Sus. Esatto. Ecco. Che dici, cameraman? Dici di essere stato incappettato un'altra volta? Ma che dici, cameraman? Stai tranquillo, tranquillo. Comunque, adesso parliamo di cose serie incredibili. Prima ci beviamo un bel caffè con i soldi del cameraman. Grazie, cameraman. Andiamo. Eccoci qua. Incredibile, ci siamo preso un bel caffè grazie ai soldini che ci ha dato il nostro amico cameraman incredibile. Sus, mamma mia. Bene. Allora, prima di tutto dobbiamo fare un attimo il punto della situazione. Sus, sono arrabbiato con te. Come arrabbiato con me, sommessa? Mi hai mentito. Come hai potuto mentire al vostro caro scheletro? Tu conoscevi quel bruco maledetto? Insomma, questa è una lunga storia, non so se conviene raccontarla oggi. Sus, come fai a conoscere quell'orribile creatura che mi ha pure dato un pugno, quel bastardo? Bruco, come si chiama, Sus, quel bruco? Alessandro il bruco. Insomma, io starei lontana da quella creatura, è il male assoluto. Sus, dimmi come hai conosciuto quel buco. Allora, Sus, cambierò l'argomento del video di oggi, camera, prepara altri video. No, Sovesta, no, la prego, no. Va bene, lo dico. Allora, quando stavamo nel Godoverse, diciamo, lei era impegnato perché doveva affrontare The Rock, si ricorda? Certo che me lo ricordo, Sus, quel maledetto The Rock. Ci siamo capiti. Ecco, appunto. E poi, però, io dovevo affrontare il vice del King, si ricorda anche questo? Esatto, sì, me lo ricordo, l'incredibile gruppo rivale nostro, mi ha detto King. Ecco, esatto, bene. Allora, dato che la vedevo indaffarata, io le volevo dare una mano, ma io non ho le mani. E quindi diciamo che mi è arrivato in testa un foglietto e poi ho scoperto che era di questo maledetto bruco. E quindi hai chiesto aiuto al bruco per cercare di aiutare l'incredibile scheletro mio, incredibile? Diciamo che però non ha poi fatto niente quel bruco. Cioè, ci voleva morti. Diciamo che non è che ho capito molto la situazione, sua maestà. Però io non farei mai niente contro di lei. Quindi, per favore, sua maestà, mi perdoni. Vabbè, dai. Una carezzina di Sus. Perdoniamo, Sus. Quindi Sus l'hai fatto per aiutare l'incredibile scheletro, incredibile. Esatto, sua maestà, che cosa? Le pare che mi fido di quel bruco maledetto? Vabbè, comunque, quindi... Comunque, tu, Alessandro, sei avvisato. Off dei coglioni, tu, Alessandro. Adesso io abbiamo sconfitto Babbo. Che poi però Babbo ha fatto una fine orribile, Babbo. Quindi è morto Babbo, la Befana è morta. Quanti misteri?
La Befana è morta. Il Caverman, non sappiamo un caso. Quanti misteri incredibili, siamo solo all'inizio, pazzesco. Comunque niente e nessuno fermerà il vostro caro scheletro e sus incredibile a iniziare il nostro show incredibile per i primi di marzo. No, in realtà forse metà marzo. Ci siamo capiti. Comunque, volevamo contattare incredibile Benito e Guglielmo, ma non siamo ancora riusciti a contattare Benito e Guglielmo. Mannaggia, tanta di quella roba da dire. Poi è tornato il Godo, quindi adesso c'è anche il Godo in questo universo. Infatti, grazie ai nostri, all'aiuto del Godo, abbiamo vinto la battaglia incredibile. Anche se mi dispiace un po' per Babbo, mannaggia. E quel bastardo l'ha coltellato alle spalle. Insomma, non... dobbiamo parlarne in privato di queste cose incredibili. Hai ragione, Sus. Faremo, insomma, ne parleremo con Benito e Guglielmo e poi vi terremo aggiornati sulla situazione perché non sappiamo neanche che fine hanno fatto loro. E vabbè, che devi fare? Comunque, tornando a noi, allora vi vogliamo ringraziare per tutto. Prima cosa, vogliamo ringraziare del successo incredibile che hanno avuto gli ultimi video incredibili. E il video del contratto incredibile con quei maledetti e anche il video dell'incontro incredibile che è stato visto da tutto il mondo. È andato in tendenza su tutti i canali del Godoverse. Praticamente chi ha avuto il Godo avrà sentito le potenze incredibili di quell'incontro. E forza. Ecco, appunto. E poi ci vogliamo anche un attimo scusare perché purtroppo avevamo detto che purtroppo a inizio anno ci sarebbe stato un momento di pochi video. E infatti queste due settimane ci sono stati pochi video. E il camera non c'aveva da fare. Io mi dovevo allenare incredibile. Per l'incontro Sus mi doveva fare compagnia e ci sono stati pochi video. Quindi due settimane vi siete beccati un video una settimana, un video l'altra. Mannaggia. Comunque state tranquilli. Perché adesso iniziano di nuovo i video incredibili, pazzeschi, più video a settimana. E ballo per voi. E infatti questa settimana dovrebbero uscire almeno due video, se non tre. Infatti ci siamo persi un sacco di cose in queste settimane. Ci siamo persi un pay-per-view del wrestling di NXT, e ci siamo persi in Nintendo Direct, e altre cose che sono successe. E vabbè, che devi fare, ormai sono andate, e recupereremo le cose. E ciao, iniziamo incredibile con l'argomento di questo video incredibile, ed è bene iniziare subito con una bella review carica come non mai. Allora, ci eravamo accorti, riguardando le nostre review, tra l'altro abbiamo aggiornato le playlist, quindi vedetevi le playlist aggiornate, pazzesche, incredibili, che avevamo fatto poche review che trattavano del tema dei videogiochi. Perché abbiamo fatto review a tema anime, che speriamo di vedere, su alcuni film, sulla serie The Last of Us, ma sui videogames incredibili. Avevamo fatto solo i videogiochi del Game Award. Che neanche giocheremo, mi sa, alla fine, perché siamo in condizioni pietose. Sto database è un miracolo che regge i nostri video. Mannaggia, bravo, Sus, incredibile. E quindi abbiamo detto, perché non fare una nuova review incredibile su qualcosa a tema di videogiochi incredibili? Abbiamo avuto un'idea incredibile. Volevamo farlo su Zelda, però capirai, era un po' abbastanza, ne hanno parlato tutti di Zelda, mannaggia. E quindi abbiamo detto, dato che recentemente abbiamo visto che è stato annunciato, no, in realtà è stato annunciato da parecchio tempo, però diciamo che è uscito il beta testing di Honkai Star, il nuovo giochino della MiHoYo. Velosus. Beh, quelli che hanno fatto Genshin Impact, insomma, che ci conoscono, siamo amici strettissimi noi della MiHoYo. No, è una stronzata. Però, vabbè, salutiamo la MiHoYo. Salutiamo la MiHoYo. Quindi, dato che avevamo parlato di Genshin Impact nel video di Game Award, per rimanere sempre a tema di videogiochi, abbiamo pensato di fare una review incredibile sui i personaggi. Dato che il gioco non l'abbiamo potuto giocare, non è che ci mandino a noi la beta, e poi come cazzo lo giochiamo, che siamo in condizioni pietose. Vogliamo fare una review incredibile, pazzesca, frizzante, incredibile, a tema gnagna, così Sus è contento. Io! Esatto. Su tutti i personaggi maschili, femminili, tutto quello che ci sta, che sono stati mostrati nella beta di questo gioco incredibile. Noi non l'abbiamo visti. Metteremo un video incredibile dove fanno le loro mosse pazzesche e commenteremo se ci piacciono o no. Insomma. Poi se va bene lo facciamo pure sull'altro gioco della MiHoYo che non mi ricordo il nome, quello un po' più steampunk, che non so neanche se c'ha senso di sta parola, quello un po' più punk. Avete capito, camera, mettilo un heading perché non me lo ricordo. Quindi prepariamo incredibile video e vi beccate le nostre impressioni incredibili a caldissimo su tutti questi bei personaggi, specialmente le femminucce. E cercherò di tenere a bada Sus. Mamma mia, quante cose voglio dire. Mi trattengo. Appunto, è meglio champion. Quindi taglio incredibile, prepariamo il video. Che il Godo ci aiuti letteralmente. Madre de Dios. Sus, ti prego. Mamma mia. Questi video sono sempre pericolosi con Sus. Guardate come punta queste povere. Vabbè, lasciamo. Comunque, dovrebbe essere tipo il sequel di Honkai. Non abbiamo giocato manco Honkai, quindi figurate. E niente, insomma. Vediamo un po'. 3, 2, 1. Ok.
Su, ma io mi allontano da su. È una loli drago questa, no? Tipo? Vabbè, una I, un healer, carino, sus, vabbè, dai, kawaii, ah, vabbè. Ecco, questa già piace più a me, mamma mia. Beh, giustamente usa le seghe, mamma mia, ragazzi, questo video sarà pericolosissimo da montare. Madre del Signore. Abbiamo messo in inglese perché non abbiamo trovato quello in giap. Mamma mia. Sus, ti prego, ma sono messa io, già sto contando. Questa baffa. Questa è tipo gli amico questa, Madre del Signore. Vabbè, blocchiamo un attimo perché attenzione, situazione si... Ok, allora, con calma. Allora, scusate, piccolo minuto di respiro perché vedo su sempre... ci ho messa la combo della Neko più quell'altra, mamma mia. Ti prego, la situazione sta diventando problematica. Abbiamo appena iniziato il video. Ho capito, sono messa, però vorrei leccare tutto. Mamma mia, forse abbiamo fatto un errore a fare sto video. Ti devo sculacciare. No, sono messa, la prego, mi comporto bene. Ecco, taglio incredibile, torniamo a vedere il video. Ok, riproviamo sperando che Sus non si comporta bene. Allora, eravamo arrivati al numero 4. Ok, vai. Oh, figo. Winter is coming. Ah, che figo! Fa tutti gli esercitino, che carino. Minchia, ma baffano tutte. Questa è la seconda che baffa. Insomma, ma questo usa una cazzo di chitarra. No, non è una chitarra. Che cazzo è? Che cazzo usa quest'uomo? Vabbè, figo, questo fa il muro. Ah, ma cura pure lui. Vabbè, figo, però fa il muro di ghiaccio, no? Figo. I nemici. Waifu! Sus, ti piace la signorina? Ah, gioca a quel gioco giapponese che non ci ricordiamo mai il nome. Che figo. Ok, lei ammetto che è molto kawaii, è adorabile. No, vabbè, non è possibile sta cosa. Ma è Ilia! Capirai, mamma mia. Lui sembra quello di Gun Slayer. Che c'ha il counter sto coso? Che figo questa! Ma è un maschio? Insomma, questa è una femmina. Vabbè, annota camera anche di quella, dobbiamo dire una cosa, sicuro che... Questa somiglia a quella di Honkai. Sua maestà, ma questo è Kaching! Ah, intende la Neko di Genshin Impact. Sì, effettivamente ha fatto la stessa cosa. Cameron, è tutto bene? Non svenire, Fichissimo, lui fa un buco nero, che cazzo è? Wow. È un pollo! Vabbè, lasciamo perdere la citazione. Sus è di poche parole, ragazzi, lo sapete che quando c'è purtroppo la gnagna, il Sus... Sus, di qualcosa, per favore. Vabbè, lui sembra coso, quello d'acqua. Che coso che usa le spade. Ma credo intenda... Vabbè, mettiamo in editing, non mi ricordo il nome di qua. Però so figa l'animazione, Perché è un telescopio questa. Pure questa baffa. Tutti baffano in suo gioco. Questa è tipo la mascotte del gioco, era tipo l'icona del gioco, questo l'avevamo vista. Emilia praticamente. Questa usa le frecce, vabbè, dai, figo. Try this on for size. What are you waiting for?
The customer is king. And for me to portray the king, well. No, vabbè, questa è geniale. Oh, su cosa ne pensi di questa adorabile? No, adorabile niente. Se la incontri questa t'ammazza, vero sus? E questa mi sa che ti schiaccia le terre. Guarda che roba. C'è un bulldozer al posto delle mani. Guarda che roba. Che le animazioni sono incredibili comunque. Scusate se siamo di poche parole, ma non le abbiamo viste. Non le abbiamo veramente viste tutte queste figate. Quindi, insomma, non le abbiamo viste, quindi siamo un attimo interdetti. Insomma, vogliamo capire un attimo. Tanto ci sono gli elementi tipo Genshin pure qui, eh? Interessante. Sus, però esprimiti per favore ogni tanto. Insomma, questa suona la chitarra, giusto tipo quell'altra di Genshin. Però è una chitarra elettrica, interessante, di chitarrino. I mostri sono tutti robot, praticamente. Questa cura. Minchia, questa puzza di arara lontano 8 km, guarda. Questo è un martellone. Interessante. Che cazzo? Mamma mia, questa sento odore di. Ah, questa parla in giapponese. Prima erano in inglese. Mammi! Sì, questa puzza di MILF. Mammi, pazzesca. Beh, tra i migliori. Pure questa gioco con i cubi. Ah, questa è l'hacker, la classe. Fichissima pure questa. Che carine! Finalmente un bel maschione. Sì, effettivamente. Ma che è il primo maschio? No, il secondo. No, il terzo. No, il terzo. Il quarto. Scusate, ragazzi, troppi tutti insieme. Non ci stiamo capendo una sega. Che cazzo è uno scoop? Non l'ho capito che ha fatto quello. Sono messa il fratello di Zhong Li. Sì, questo è palesemente. Proprio la spada, questo invece della lancia. Molto Zhong Li questo. Tantissimo Zhong Li, questo è proprio lui. Che figo, guarda le onde. Figo. Figo il leone. Ah no, pure questo gioco. Ma chi. Cazzo, è il secondo. Vabbè. Uno stendone. Uno stendino. Vabbè, lasciate per. Sus, aiutami, ti prego. Non posso parlare tutto solo io in questo video. Insomma, io sono impegnato a guardare. Vabbè, guardiamo. Ma questa tra questo ottimo, bella voce questa. Vabbè, classico colpo di spada. Questa è la protagonista, credo. Cameraman. Rule, le regole sono fatte per essere distrutte. Beh, interessante. Spicy. Beh, ovviamente noi della trama non sappiamo una sega, ve lo diciamo con quel cuore. E questa chi è, scusa? Perché ha due armi? Cioè, tipo la tizia di Genshin che in base all'elemento. Questa c'ha le armi diverse? Vabbè, non lo sappiamo. Sus, cosa ne pensi? Che hai parlato poco durante il video. Allora. Devo dire che il mio grande istinto da Leo the Champion mi fa dire che la gnagna di questo gioco è di qualità buona. Molto spicy. Ecco. Tutto questo. Se vado nello specifico mi censurate. Non posso dire tutto. Che posso dire? Me le leccare tutte.
tutte su, ti prego. Vabbè, la camera non inquadra. Comunque, effettivamente sì, lo stile è molto simile a quello di Genshin, è molto simile a quello di Honkai, però ovviamente essendo un gioco più recente è graficamente è animato migliore degli altri, quindi che vi dobbiamo dire. Le animazioni sono molto fluide, sono molto fighe, questo è in beta, quindi magari ci saranno altri personaggi incredibili, poi è un gacha, quindi insomma dovete summonare, forza summonare come i bravi ragazzi. Da quello che so, Benito e William erano interessati a questo gioco. Tra l'altro, loro giocano pure altri giochetti, quindi potremmo fare un video insieme in futuro su un altro gioco e non vi diciamo quale. E loro sicuramente lo giocheranno, probabilmente, quindi ci faranno sapere com'è. No, in questo momento l'ultima cosa che possiamo fare è permetterci di giocare. Quindi, purtroppo, è che devi fare. Mannaggia. Un giorno faremo anche i giochi incredibili. Comunque, volevo dire due cose. Allora, questa qui che spara, questa è tanta roba. Pure quella lì che lancia il mega laserone, dall'alto, molto molto figa. Però volevo dire una cosa, se la ritroviamo. La tipa che viene protetta dal coso, quella sembra una King Reference, ora ve la spieghiamo. La dobbiamo ritrovare un attimo. Eccola qua, questa signorina qua, che si chiama Clara si chiama, e che viene protetta da questo super... Gunslayer, che non so se lo conosce, lui sembra uscito da No Guns Life, non so se conoscete il manga anime di quella roba, simpatico. Comunque questa cosa ci ha fatto ridere perché ci ha ricordato un personaggio del Godverse, vero Sus? Ci ha ricordato il King e il Vice maledetti, che sono due personaggi del Godverse, che erano i nostri rivali assoluti, maledetto King e maledetto Vice. Chissà che fine hanno fatto loro, probabilmente stanno ancora nel codo. Comunque ci ricordano il King, perché il King era fissato con tutto un franchise incredibile, maledetto King, e questo ricorda uno dei personaggi del suo franchise, che non mi ricordo mai come si chiama, vabbè io non è che mi intendo di quelle cose, te lo ricordi Sus come si chiama? Mi pare si chiamava Ilia, una tizia tedesca, chissà, una loli tedesca, Ilia, e sembra protetta da Basaka, come faceva? Insomma, ha forse di sentire il King, e che con il loro podcast del Godverse qualcosa mi è entrato nelle mie orecchie, Sus. Vabbè, comunque ricorda un personaggio incredibile. Poi ovviamente noi non è che siamo il King, quindi non sappiamo. Il King è, se ne intendi queste cose, noi ce ne intendiamo di altre cose. Allora, noi ci siamo divertiti un mondo a fare questo video, anche se siamo stati abbastanza muti, volevamo parlare di più, però più che altro... A parte che dura molto di più di un trailer, ha durato quasi 10 minuti sta roba. E poi eravamo talmente presi, incredibili, delle animazioni incredibili, che volevamo fare commenti un pochino più audaci, però poi il video, insomma, lo dovevamo censurare malissimo. Quindi spero che questo video sia venuto bene, nonostante i nostri pochi commenti, però, insomma, ci siamo goduti lo spettacolo per una volta, che cavolo. Lo rifaremo anche su un altro gioco della Mioio, quello che non ci ricordiamo il nome, che lo mettiamo in editing incredibile. E niente! Speriamo di aver fatto sorridere almeno un pochino, noi ci siamo divertiti un mondo e niente. Niente, incredibile, il vostro schedo vi saluta, Sus vi saluta e ciao. Salve a tutti. Sus vi saluta, il camera vi saluta e noi ci vediamo al prossimo incredibile video, che sarà un episodio di 4 chiacchiere su una serie che abbiamo visto recentemente. Siamo riusciti a vederla in questa settimana. Incredibile che ci siamo un attimo riposati dopo l'incredibile sconto. Sus, mamma mia. Esatto, quindi niente. Taglio incredibile e ci vediamo nel prossimo video.